Sono le 10 del mattino di venerdì 12 febbraio, quindi il quarto giorno dall'intervento e ecco, come vedete, primo video con gli occhiali da Gheddafi. Purtroppo ho un po' di fatica a tenere gli occhi aperti e soprattutto ho un po' di fatica a mettere a fuoco. Quindi effettivamente forse sono stato un po' a scoppio ritardato, è arrivato il momento un po' fastidioso. Non sento dolore, in realtà ieri sera avevo un po' appunto di fotofobia e un po' di lacrimazione, bruciore, ho fatto un po' di fatica a prendere sonno, ma è questione di tre quarti d'ora, cioè ho preso sonno, sono riuscito a prendere sonno mettendo un cuscino in più, rimanendo un po' più su e così, non so se è una cosa magari solo psicologica o che cosa, mi ha aiutato a prendere sonno e poi ho fatto una tirata unica fino a stamattina alle 8 circa. Poi sono rimasto a letto ancora un po'. Quando mi sono svegliato e ho guardato il cellulare per vedere che ore erano, ho visto che vedevo male, che non riuscivo a mettere bene a fuoco. E vabbè, non so, penso che sia ordinaria amministrazione, nel senso che sono sintomi che l'occhio si sta un attimo, si deve un attimo assestare, adattare a questa nuova, a questa sua nuova condizione. Però è strano, nel senso che appunto fino all'altro ieri vedevo benissimo, adesso ho avuto questa fase qua in peggioramento. Niente, adesso ho preso i colliri che sono indicati, il solito, l'antibiotico e poi l'antinfiammatorio. E niente, mi metto qua tranquillo ancora con luce soffusa e gli occhiali da sole, ascoltare un po' di musica e vediamo cosa succede in questa giornata, diciamo, queste prossime 12, 10-12 ore. Quindi ci aggiorniamo, credo, in serata. Con qualche dettaglio in più, spero positivo, nel senso che spero di riuscire a mettere a fuoco tranquillamente, a togliere gli occhiali. Quindi vi saluto con questi occhi sofferenti. Grazie, alla prossima.